Salve a tutti cari rincorsi e nonni, ben ritrovati qui in un video molto particolare. Infatti è uno dei primi voiceover che faccio da dopo una vita. E siamo qui a Spa con una Maserati 250F 3,5 litri, un V12 pauroso di quest'auto, ovviamente trazione posteriore che fa paura, fa spavento, con Spa del 66 con uno rouge particolare. Faccio questo video speciale, diciamo ancora particolare perché non ho detto abbastanza, perché questa è una delle due piste che affronteremo nel REC il 25 e il 28 di gennaio. Questa qui in particolare il 25, ovvero lunedì, ed è difficilissimo. Infatti, anche se siete stati più di 60-70 i piloti a provare a fare anche soltanto un giro, diciamo che soltanto 20 sono riusciti effettivamente a concluderne uno. Ecco perché voglio provare a fare questo video per aiutarvi un po' con i punti di frenata, anche magari meno esagerati come ho fatto io, perché poi il giro che vedrete è stato un giro fatto praticamente subito abbastanza buono. Ho girato in 3, 59 e 6, però chiaramente è molto migliorabile, soprattutto nella parte finale dove mi sono quasi ammazzato. Alla source, quindi alla prima curva di adesso del circuito, che una volta era l'ultima, quindi pensate un po'. Allora, come vedete, bisogna guidarla di traverso, è fondamentale. Focalizzatevi tantissimo dove c'è lo specchietto di destra, soprattutto sul comportamento dell'acceleratore. Il mio acceleratore sfarfallava, quindi io magari ero bello preciso, o meglio stabile, con il mio piede destro. In realtà lì sfarfallava, nel senso che andava un po' troppo su, un po' troppo giù, come voleva lui. Però in genere guardate un po' dove si stabilizza un po', ed è lì che io non uso tutta la potenza, oppure la uso tutta. Per esempio qui era dritta la macchina quasi, ma non potevo gestirla tutta la potenza. Ovviamente poi c'è anche il piede sinistro che interverrà tra pochissimo in una delle curve più difficili, cieche, perché dopo il cartello, esattamente mi pare a 200 metri, si frena, si scala una marcia e si affronta questa curva appunto cieca. Come vedete siamo nella campagna più totale, con anche abitazioni a 1 metro, dunque una volta si correva in queste situazioni ed era una cosa pericolosissima. Le gomme non vi preoccupate, non vi preoccupate nemmeno se vedete i chilometri che vanno oltre i 300 all'ora, è normalissimo, la macchina è qualcosa di clamoroso, ve lo assicuro. Tra l'altro la zona che abbiamo appena affrontato è una delle più difficili, è strano dire perché sono poche le curve in un circuito di 14 km, ma in verità sono tutte difficili perché frenare quest'auto è particolarmente complicato. Ecco, appunto frenare. Freniamo dritti, cercate di non frenare con le ruote girate verso un senso o verso l'altro. Quindi frenate, restate nella marcia in cui siete e non scalate subito. Scalate solo quando arrivate ad una velocità molto, quasi ridicola, insomma, per non far girare il posteriore, una cosa veramente fondamentale. Detto questo, è una pista difficile dove comunque, anche se non becchi lasciatemi passare il termine, transenne che non sono esterne, il giro può essere invalidato semplicemente andando fuori sull'erba, e dunque anche se magari non rompi la macchina, ti rompi le balle, perché effettivamente questo può succedere. Mentre l'altro circuito, ovvero Reims, è molto più facile, si gira in 2 minuti anziché 4, e presenta, mi pare, soltanto 4 curve, 5 curve, veramente molto facile, se non fosse che arrivi a 340 all'ora e poi ti devi fiondare sul freno, come qua devi fare per esempio tra i 200 e 100 metri per la source, appunto. Una delle due curve rimaste che conosciamo, ovvero questa e lo Rouge che arriva tra poco. Quindi ora vedete il mio giro più veloce con la transizione. E che dire, il mio giro veloce sono abbastanza soddisfatto. Diciamo che potevo sicuramente esagerare nella primissima parte e nell'ultima. Tutto sommato, però, vedete come sforzo tantissimo il mio piede destro e
cerco di muovere il volante tantissimo in modo da farla quasi far drenare, far stare in pista una vettura che presenta delle difficoltà come se fossi sulla pioggia. Una cosa particolare, veramente difficile, considerando che è una macchina degli anni 60, anni 50, ed era impossibile tenerla in pista anche all'epoca. Le macchine di allora erano magari velocissime, come in questo caso, ma senza aerodinamica, perché l'aerodinamica era un concetto che ancora non era stato nemmeno sondato. Dunque, di conseguenza, ci sono tante cose da dire sul passato ancora che sentirete nel rec naturalmente, però per dirvi, questo è il rec per l'appunto, queste sono tutte le difficoltà di affrontare un campionato che presenterà vetture vecchie come queste due piste e vetture nuove come le prossime due piste. Io vi lascio perché adesso arriva la parte più interessante, dunque spero che questo video vi possa essere d'aiuto per fare poi un buon tempo e da portare poi per il Gran Premio del lunedì, dove saremo in oltre 30 piloti, quindi l'evento al momento del rec più grande di tutti. Ci diamo appuntamento ai prossimi video. Ciao ciao! È impossibile fare due giri di seguito, è impossibile.